Gli inquirenti cercano il movente che ha portato un tedesco di 27 anni a uccidere un uomo a coltellate e a ferirne altri tre alla stazione di Grafing, vicino a Monaco di Baviera. Il giovane non ha precedenti penali, potrebbe aver agito in preda a un disordine mentale o alla droga, ma altre ragioni non sono escluse, dice il portavoce della polizia. Abbiamo trovato indicazioni riguardo al fatto che l'aggressore ha detto qualcosa alle vittime che fa pensare a motivazioni politiche. Il riferimento è alla frase Allahu Akbar che avrebbe gridato l'aggressore, il sospetto, di cui gli inquirenti non hanno dato le generalità complete, ma solo il nome e l'iniziale del cognome, non sarebbe comunque di religione musulmana. Questa è la dinamica, secondo la ricostruzione degli agenti. La prima vittima, un uomo, sarebbe stata colpita al momento dell'apertura delle porte di un treno giunto alla stazione. Poi l'aggressore avrebbe cercato di lasciare lo scalo ferroviario e prima di essere arrestato avrebbe ferito altri tre uomini davanti all'ingresso.